Prima di Holly e Benji, oggi conosciuto come Captain Tsubasa, c'erano i Super Boys. Almeno dal punto di vista cronologico, anche perché Holly e Benji arrivò in Italia nel 1986. Mentre la serie animata dal titolo Arrivano i Super Boys è arrivata in Italia nel 1980. Letteralmente il titolo originale di questa serie animata era Gli 11 Rosso Sangue. La serie fu tratta da un manga scritta da Ikki Kajiwara e disegnato da Mitsuyoshi Sonoda, pubblicato dal 1970 al 1971 sulla rivista Shonen King. Gli 11 Rosso Sangue è il primo manga dedicato al calcio. E per chi l'avesse riconosciuto, sì, è lo stesso autore che ha realizzato L'Uomo Tigre e Rocky Joe. L'anime tratto dal manga andò in onda sulla Nippon Television dal 1970 al 1971. In Italia arrivò un bel po' tardi e fu trasmesso su Antenna Nord nel 1980. Vi dico subito che tra le due serie animate non c'è paragone e mi riferisco alla tecnica di animazione, perché quella di Holly e Benji ovviamente è più fluida, ma tra le due serie animate passa un decennio. Purtroppo Arrivano i Super Boys paga la pecca di essere una serie animata del 70. E voi vi ricordate di Arrivano i Super Boys? E soprattutto, chi preferite tra Holly e Benji e i Super Boys? Fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti al canale, non dimenticate di farlo e non dimenticate di lasciare un bel like. Ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!